di portare il saluto della Cia Puglia eh, scusando anche dell'assenza il eh, presidente Raffaele Carrabba. Eh, per noi è un motivo di grande soddisfazione eh, ed è un piacere annunciare che anche in Puglia da oggi nasce Pescagri che è una delle associazioni del mondo Cia del sistema Cia nazionale nata nel 2020 e costituita per valorizzare la pesca e l'acquacoltura e supportare le imprese che si occupano di eh, Blue Economy, un comparto in Puglia dalle eh, diciamo, potenzialità importanti, io vorrei ricordare che la Puglia è la quinta regione in Italia per numero di imprese operanti nella filiera della pesca e nell'ultimo anno ha realizzato il 12,5% delle quantità di, di pescato italiano e il 13% della flotta eh, italiana è pugliese, quindi sono dati molto in, importanti. Sulla base di questo, sulla base dell'esperienza della nostra organizzazione, che eh, la CIA ha voluto dare vita a questa associazione, abbiamo anche oggi il piacere di ospitare il direttore nazionale di Pesca, la dottoressa Marilena Fusco, che eh, ringraziamo insieme al direttore Claudia Merlino, al direttore generale che ci hanno raggiunti proprio per questa iniziativa di, di, di promozione. Lo abbiamo voluto fare proprio per portare l'esperienza della nostra organizzazione eh, sindacale, eh, l'esperienza che abbiamo maturato nel comparto agricolo, anche a favore del comparto, del comparto della pesca, un comparto, come dicevo, abbastanza importante. Pesca Agri vede anche fortemente nel turismo enogastronomico e nel connubio con le tipicità e accenderà i riflettori sul pescaturismo e il titurismo Lo faremo uh, come ne nel nostro stile interfacciandoci quotidianamente con gli enti, le istituzioni, i corpi dello Stato che si occupano di pesca di questo. Voglio ringraziare stamattina la presenza del Senatore Dario Stefano, Presidente della Commissione Politica Unione Europea del Senato della Repubblica, della Presidente del Consiglio regionale Loredana Capone. Ci sta raggiungendo l'assessore regionale alle risorse agroalimentari Donato, donato Pentassuglia, ma eh, diciamo, di pesca si occupano anche la Capitania di Porto e quindi ringrazio eh, i rappresentanti della Capitania di Porto ma anche tanti altri. Enti come il GAL e penso al GAL eh, del Territorio e saluto Cosimino Durante che eh, diciamo, da sempre ha un rapporto con CIA molto, molto forte. Ringraziamo anche eh, la senatrice Bellanova che ha fatto pervenire i suoi saluti eh, per, eh, questa, per questa iniziativa. Mm, io prima di passare la parola all'assessore Natalizio del Comune di Nardò che ci porterà i saluti del, della l'amministrazione comunale, eh, vi vorrei dire che eh, ci saranno due collegamenti eh, in eh, videoconferenza con l'europarlamentare Ferrandino che si occupa di commissione pesca, anzi tre collegamenti, con Giovanni Schiavone, presidente nazionale dell'ACI, e con l'onorevole Giuseppe Labbate che è eh, un parlamentare che eh, lavora in commissione. Agricoltura. Dopodiché presenteremo anche questo importante lavoro che CIA ha fatto, grazie al suo osservatorio economico e grazie a Davide Stasi che eh, è con me a questo tavolo, che è un, un lavoro di classificazione delle imprese eh, della pesca e eh, delle diciamo, prospettive del settore. È un, lavorato, è un lavoro unico nel, nel suo genere, dove Davide ha, poi ci ripresenterà ha fatto un lavoro certosino e meticoloso sul, su, tutte, su tutti i dati della pesca in Italia e questo lo mettiamo a disposizione ovviamente di tutte le istituzioni. Cia Puglia non mancherà di supportare i anche in Puglia, lo farà con la sua struttura regionale, ringrazio la presenza oggi dei direttori provinciali, dei presidenti provinciali di CIA, del direttore regionale Lolat, ringrazio anche la CIA Salento e la direttrice Emanuela Longo che si è occupata dell'organizzazione di, di questa iniziativa. Prima di passare alla parola all'assessore Natalizio io inviterei tutti quanti a, e questa è la prima azione politica sindacale che Pescari mette in atto il sostegno a questa manifestazione di domani che poi magari ci parlerà meglio nel dettaglio Marilena Fusco che è uh, la manifestazione con l'hashtag Salviamo la Pesca che è prevista domani in Veneto e in Puglia, credo, giusto Marilena? E Veneto e Sicilia, scusate. E quindi il sostegno va a questa manifestazione che intende uh, mettere in risalto i problemi della pesca, intende proporre soluzioni, proprio come diciamo è nello stile di, di CIA. Io passo la parola all'assessore Natalizio per il saluto del sindaco di Nardò, ringraziandolo per l'ospitalità. Grazie, saluto tutti i convenuti a nome dell'amministrazione dell comunale, ringrazio la CIA Puglia per questa iniziativa. Pur non essendo insomma, il comune di Nardò, pur non ospitando una marineria... ...importante come i comuni con termini di Gallipoli e Porto Cesario... ...anche noi insomma, eh, crediamo fortemente nella Blue Economy... ...tant'è che eh, insieme all'assessore Puglia con, con la quale c'è un lavoro sinergico in questa direzione... Eh, ...grazie a, a delle azioni eh, finanziate dal GAL Terra d'Arneo... ...che ringrazio, vedo qui il Presidente e il Direttore Giosuè Olla... Anche noi stiamo dando il nostro eh, contributo a favore dei nostri, della nostra pesca professionale. Eh, abbiamo infatti eh, drenato delle importanti eh, risorse per sistemare il punto di sbarco eh, a favore dei nostri eh, pescatori eh, e per implementare la vetrina del gusto che si trova nel nostro centro storico che rappresenta un punto di riferimento per i prodotti enogastronomici locali compresi quelli della, della pesca. Eh, inoltre proprio quest'anno abbiamo fortemente eh, voluto e realizzato il sogno di avere l'Oasi Blu, grazie, approfittando di una recente legge regionale che ce lo consente, si tratta di definire solo alcune questioni con la Capitaneria di Porto, ma è in fase di definizione anche questo e quindi sia eh, Porto Selvaggio sia... E Ugento, le secche di Ugento hanno finalmente ottenuto questo riconoscimento che oltre che a tutelare, salvaguardare e valorizzare il nostro mare è tutto a favore della pesca professionale incentiva la pesca professionale quindi ecco è importante eh, anche per noi, ripeto, che non abbiamo poi eh, grosse potenzialità da, dal punto di vista della, della pesca, eh, fare queste azioni ci sembra doveroso in favore dei nostri pescatori, anche perché poi eh, si riflettono, non avendo il mare confini amministrativi, si riflettono anche sui pescatori, sulle marinerie che dicevo essere più importanti di Nardò e Porto Cesario. Grazie ancora, non voglio tediarvi oltre, eh, il mio voleva essere solo un breve saluto. Purtroppo dobbiamo lasciare poi i lavori fra poco perché abbiamo giunta convocata già da giorni per mezzogiorno, però ci fa piacere ospitarvi qui. Grazie a tutti ancora. Grazie, grazie al Comune di Nardò. Allora io passo la parola a Davide così ci eh, presenta nel dettaglio il lavoro che ha fatto come osservatorio economico della CIA e che diciamo, questa mattina abbiamo diciamo, consegnato per la prima volta ai nostri ospiti. Grazie, eh, buongiorno a tutti. Vedo un attimino di eh, prendere l'altezza giusta dell'audio. Allora, eh, il lavoro di ricerca, di elaborazione dei dati e di analisi consiste appunto nella classificazione delle imprese. Le attività sono state censite attraverso sezioni, divisioni e codice ATECO. La filiera ittica conta 16 codici ateco, questi sono praticamente tutti quelli che danno l'opportunità a noi tutti di avere il pesce sulle tavole, perché oltre alla pesca noi sappiamo che c'è un secondo passaggio, quello della lavorazione e conservazione del pesce, poi l'ulteriore passaggio riguarda il commercio all'ingrosso il commercio al dettaglio. Ci sono sette codici ateco che riguardano la pesca, due codici ateco che riguardano le attività manifatturiere, quindi appunto la lavorazione e conservazione del pesce, nonché anche il trattamento, e altri sette codici ateco per il commercio. In Italia abbiamo 27.230 imprese, di cui 2.400 sono quelle che hanno sede legale in Puglia. In Puglia però abbiamo anche delle imprese che ovviamente sono delle unità locali, vale a dire... Eh, imprese che hanno sede legale altrove ma poi di fatto hanno ad esempio qualche unità qui come filiale o succursale. Il eh, settore negli ultimi diciamo, tempi ha subito le conseguenze legate alla contrazione delle, delle vendite del canale Oreca, vale a dire della ristorazione, ma di fatto abbiamo avuto anche grazie agli aiuti statali e in qualche modo regionali la possibilità di mantenere almeno lo status quo, perché paradossalmente, nonostante appunto la pandemia ancora in corso e ne scada dal Covid-19, il numero delle imprese non è, eh, contrariamente alle aspettative, diminuito. E questo ci fa ben sperare perché diciamo, i prossimi mesi saranno di ripresa, e quindi è anche probabile che possa esserci appunto una, eh, un recupero del settore che diciamo, negli anni passati aveva purtroppo subito le conseguenze delle diciamo, eh, distorsioni che ci sono nella filiera. Il lavoro eh, di, di ricerca è andato anche diciamo, oltre il numero solo delle imprese e la classificazione delle stesse, perché oltre appunto al numero delle localizzazioni c'è anche il numero degli addetti, che lascerebbe ben sperare, nel senso che eh, gli addetti sono poi sostanzialmente rimasti eh, invariati, anche grazie probabilmente al blocco eh, dei licenziamenti e questo ha fatto sì che il settore, nonostante possa essere considerato... Marginale diciamo, rispetto a un'economia di scala che, che, dove prevale appunto, eh, il manifatturiero, di per sé riesce fortunatamente a mantenere le sue eh, diciamo, nicchie o i segmenti di mercato. Eh, per quanto riguarda appunto, la suddivisione, per avere un quadro diciamo, de de dei vari passaggi, abbiamo 12.125 imprese attive nella sola pesca a livello nazionale, 174 quelle invece nella lavorazione e conservazione del pesce e altre 14.431 nel commercio al dettaglio all'ingrosso. La Puglia risulta quinta per numero di imprese perché è preceduta da Veneto, Sicilia, Campania ed Emilia Romagna. Abbiamo fortunatamente però una regione che è darebbe buone prospettive, perché comunque in crescita noi purtroppo sappiamo bene che il settore diciamo, agricoltura e pesca che è un unico settore economico, anche se poi c'è la sottodivisione tra agricoltura, pesca e silvicoltura, abbiamo appunto un settore che diciamo, ha delle buone prospettive e, e questo è determinato anche dal fatto che il numero delle, delle attività, anche se diciamo, è rimasto sostanzialmente invariato ha fatto sì che a livello di fatturati, a livello appunto di valori economici, non sia diciamo, arretrato come invece è accaduto in altre regioni, quelle dove magari c'è anche una maggiore propensione per poter eh, poi avere degli sbocchi sul mercato internazionale. Perché diciamo che noi abbiamo una, una fase di crescita delle esportazioni oggi, dopo ovviamente un calo, una contrazione che abbiamo registrato nei mesi passati e ovviamente siamo probabilmente quelli che hanno le performance migliori perché se guardiamo diciamo, in termini poi percentuali appunto questi valori il numero eh, di, in termini percentuali può, può dare diciamo, dei buoni risultati la pubblicazione non si esaurisce soltanto alla filiera ittica perché appunto non ci sono soltanto le imprese della pesca e della lavorazione e del commercio ma ci sono anche tutte quelle attività di supporto alla filiera vale a dire le costruzioni e le manutenzioni di imbarcazioni, i cantieri navali, la fabbricazione e il commercio di articoli da pesca in maniera tale che, oltre diciamo, alla filiera ittica, abbiamo anche uno spaccato su quelle che sono le attività parallele che sono appunto necessarie per eh, portare avanti diciamo, tutta l'attività di produzione. Eh, la pubblicazione si chiude con un ulteriore approfondimento che. È Aggiornato appunto agli ultimi provvedimenti normativi rela relativi a tutti gli aiuti eh, elargiti ad oggi al settore della pesca ehm, nell'ambito delle misure emergenziali in innescate da Covid-19. E quindi, diciamo, ci sono un po' tutti i decreti, ovviamente la parte solo relativa a a al sostegno alla pesca, quindi a partire dal Cura Italia poi si arriva fino al sostegno c'è poi un'ultima scheda riepilogativa a proposito della flotta peschereccia, in maniera tale da avere anche un quadro panoramico sulla flotta, non soltanto in termini regionali, ma soprattutto in termini europei, perché come sappiamo, essendo appunto normative poi comunitarie, è appunto importante avere uno sguardo un po' più ampio. Io, diciamo, lascerei questa scheda. E, que e questo grafico dove di fatto noi abbiamo appunto i valori di ogni regione, diciamo questa sintetizza al meglio un po' il lavoro di ricerca, dove abbiamo appunto il Veneto eh, seguito da Sicilia, poi eh, Campania Emilia Romagna e la Puglia. Le altre ovviamente hanno una tradizione anche marinare inferiore e quindi hanno da un punto di vista di eh, attività e, e quindi di filiera ittica valori più bassi. Eh, se c'è eventualmente qualcuno che volesse farmi qualche domanda a proposito del lavoro di ricerca eventualmente si possono fare dopo giusto così do la possibilità agli altri di intervenire e poi eventualmente chi vorrà può approfondire. Grazie Io direi se sì. il, i collegamenti con l'europarlamentare Ferrandino, con Schiavone o con Labate sono pronti io passerei a i contributi di questi nostri illustri ospiti che ringraziamo. Ci siamo? Mi sentite? Sì. Spero che mi sentiate. Buongiorno onorevole. Grazie. Perfetto. Beh, intanto un saluto a tutti. Buongiorno a tutti. Eh, sono rammaricato del fatto di non poter essere lì insieme a voi. Tra l'altro, è bene eh, anche durante la mia recente campagna, campagna elettorale. Sono davvero rammaricato, ma come voi eh, saprete, fino a ieri sera abbiamo votato in plenaria a Strasburgo, siamo tornati a Strasburgo dopo eh, 15-16 mesi, questo è un buon segnale, significa che eh, evidentemente ci si sta avviando tutti verso la... Almeno un saluto eh, da parte mia era doveroso, anche se da remoto. Eh, ovviamente spero che ci potranno essere delle occasioni in futuro per poter essere insieme Presenza. Io, quindi, voglio esclusivamente fare un grosso in bocca al lupo alla sezione di Conf di, di, di Cia Confrare Cultura che, eh, con i quali abbiamo avuto già in passato delle collaborazioni, eh, unitamente al nostro frontman nel settore che è l'amico Paolo De Castro. Quale collaboro anche in Commissione Agri. Eh, quindi, ehm, questa costituzione di questa sezione di Pescagri, oggi stiamo parlando della sezione, tra l'altro, così come distribuita su tutto il territorio, è una iniziativa lodevole. Eh, serve ad avvicinare i territori e eh, le categorie alle istituzioni. Io eh, mh, per quando eh, cercherò di essere quanto più vicino possibile a questa categoria e alla vostra associazione. Anche nella mia qualità di vicepresidente della Commissione Pesca. Mi occupo anche di turismo. Sappiamo che la pesca e il turismo eh, vanno a braccetto con la, con la gastronomia, evidentemente. Noi abbiamo tradizioni e sono grosse territori al sud eh, del nostro meraviglioso paese queste prerogative quindi sono consapevole della grande importanza del vostro settore per l'economia italiana sono anche consapevole delle difficoltà che questa categoria ha soprattutto negli ultimi tempi e soprattutto per eh, essere in linea con quelle che sono le direttive l'Europa emana e sta emanando da, da tanti da tanti anni lo sta facendo sulla base gli studi scientifici so che spesso è eh, questa visione, nel senso che poco si distingue da tra territori, nel senso che si unificano decisioni che possono andare bene su alcuni territori, ma meno bisogna che cambi. Eh, perché credo che spesso i nostri territori, i nostri pescatori siano penalizzati da norme eh, non condivisibili e poco opportune. Eh, noi dal Parlamento, come intera delegazione, stiamo facendo la nostra battaglia per tutelare anche quelle, quelle che sono le esigenze della pesca, della pesca soprattutto, ehm, però dobbiamo renderci conto che ci scontriamo con una realtà molto più... Molto più apppiate che eh, da parte mia troverete sempre chi eh, con massimo equilibrio eh, cercherà di essere dalla vostra parte. Perché mi immedesimo. Altro, io vivo in un settore, in un in territorio altrettanto turistico dove c'è la presenza anche di pescatori. Vengo dall'isola, Sono Isolano, vengo dall'isola di Ischia, quindi c'è la vicina con una marineria eh, importante, Pozzuoli e quant'altro. Quindi conosco bene le problematiche del del settore. Sono consapevole e concludo perché gruppo a chi è in presenza e a chi mi seguirà eh, che c'è bisogno anche di molte risorse per incentivare anche una eh, di quelle che sono attività storiche di famiglia per incentivare soprattutto i giovani i giovani eh, quindi le nuove generazioni mh, per cercare sempre nell'ambito di pesca ma ehm, convertire quell'attività storica eh, in altri tipi di attività. Questo ci deve una vicinanza forte dell'Europa, soprattutto come gestione delle risorse che anche sono abbastanza eh, notevoli per il rigore. Quindi non voglio dilungarmi di più, non voglio rubare altro tempo, eh, era un'occasione per sentirci, vederci, anche se da remoto un lupo e piena disponibilità e collaborazione con la vostra neonata associazione che, per la quale mi complimento ancora perché credo che ha eh, avuto una giusta eh, visione nel, nel formarla quindi attendo possibilmente presto eh, un nuovo invito da poter dare in presenza grazie e buon lavoro a tutti Grazie Onorevole Ferrandino, a proposito di risorse io inviterei a un intervento il Senatore Stefano che è il Presidente della Commissione Politica Unione Europea del Senato, grazie Senatore. Ma grazie a voi che mi avete voluto invitare e ospitare qui in questa vostra iniziativa di presentazione, io credo che sia utile che anche in Puglia nasca, si costituisca e prenda forma e sostanza un'associazione che tenga insieme il mondo della pesca, un mondo della pesca che storicamente nella nostra regione ha avuto una scarsa considerazione, perché è stato sempre un po' catalogato come al traino del grande tema dell'agricoltura e dell'agroalimentare. Ricordo ancora che ai tempi della mia nomina d'assessore all'agricoltura nel bilancio regionale non esisteva un fondo dedicato al tema della pesca, ma era tutto all'interno di quel trasferimento di risorse un tempo importante eh, oggi non più di risorse statali per accompagnare le deleghe diciamo, affidate alle regioni. Facemmo Quel primo intervento, che al di là della, eh, delle risorse postate, serviva a significare che la pesca avesse necessità di politiche che fossero mirate, perché è vero che la pesca, in qualche modo, è tradizione identitaria di questo territorio, ma ha caratteristiche un po' diverse dall'agricoltura. Io credo che abbiano entrambe questa grande capacità e offrano a noi questa grande opportunità di colorare anche la nostra offerta turistica che si poggia molto sul tema dell'agroalimentare, ma si poggia molto anche sul tema della pesca. Esistono paesi nel mondo che su questa identità di pesca e non solo in termini di produzione, ma proprio in termini di tradizione, hanno costruito brand che sono stati in grado di attrarre molti flussi turistici. Noi da questo punto di vista siamo stati un po' distratti ma credo si stia recuperando. Il tema che oggi proponete io lo apprezzo particolarmente perché ogni sforzo, saluto Donato Pentassuglia, l'assessore, fa piacere salutarlo a me personalmente, ogni sforzo che facciamo per raccogliere e per mettere nella disponibilità dati aggregati è uno sforzo utile. Lo dico da legislatore perché spesso eh, nella funzione di legislatore noi abbiamo un'assenza di dati che ci serve sia per verificare i benefici che sono stati prodotti dalle politiche adottate negli anni precedenti, ma sia anche per provare Proiettare una dimensione diciamo, di intervento pubblico o di intervento di governo. I dati sono i nostri grandi assenti e spesso si fa fatica a reperirli. Io ho avuto diciamo, delle esperienze anche abbastanza faticose in alcune leggi che ho avuto il piacere di portare a compimento, nelle quali alla fine mi sono dovuto aggra aggrappare ad alcune indagini conoscitive che sono state realizzate dalle università sparse sul territorio nazionale. Insomma, io apprezzo molto questo sforzo, è uno sforzo che sono certo che l'assessore vorrà farsi carico di portare anche all'interno del ragionamento dell'assessorato, come sono anche grato di questo vostro sforzo di rappresentanza che fate in una logica non isolata eh, rispetto alla Puglia, ma integrata in un ambito eh, nazionale nel quale con altre regioni possiamo condividere l'utilità di alcuni interventi. Ho apprezzato molto, l'ho sguardato all'inizio e anche prima di cominciare questo vostro opuscolo, anche perché nella parte finale riportate questa sintesi delle misure adottate nell'ultimo anno e mezzo. Misure probabilmente non esaustive, ma che io credo abbiano consentito comunque di tenere botta ad una vicenda, ad una crisi economica che nessuno avrebbe mai immaginato così violenta, ma che finalmente guardiamo quasi alle nostre spalle, non dico alle nostre spalle, ma quasi alle nostre spalle e ci consente di riniziare a programmare e a provare soprattutto a valorizzare. Chiudo dicendo una cosa, lo sforzo che noi dobbiamo fare anche qui, così come nell'agricoltura, e provare a trasferire alle nuove generazioni questa nostra grande tradizione, perché la pesca non è soltanto economia, la pesca è anche tradizione e quei luoghi come la Puglia, come il Veneto, come l'Emilia, che hanno questa grande tradizione, la misurano con flotte considerevoli, non sempre di grandi imbarcazioni, a volte di piccole, ma che esprimono identità, tradizioni, che noi abbiamo la necessità di trasferirle alle nuove generazioni, se non le trasferiamo alle nuove generazioni le disperdiamo e rischiamo poi di doverci rivolgere solo all'estero eh, come per, per, per molti pezzi già accade. E allora l'obiettivo di questi dati deve essere quello di provare a proiettare anche politiche che incentivino le nuove generazioni ad occuparsi di pesca, affermando anche qui un principio che occuparsi di pesca non è Un'occupazione di serie B come un tempo veniva immaginato anche con l'agricoltura. Con l'agricoltura in parte ci siamo riusciti, c'è sempre più una nuova generazione che spinge e che spinge anche sulla frontiera dell'innovazione. La nuova generazione ci aiuta ad interpretare meglio questo processo di innovazione profondo dei sistemi produttivi, anche nel tema della sostenibilità che molto spesso viene vista anche dal mondo della pesca solo come un cappio al collo e non invece come diciamo, un'opportunità per poter dare prospettiva. Io, e chiudo davvero, avevo visto la eh, signora Viva porto sempre con me vivo appunto quella esperienza bella che facemmo con la Marina eh, di Porto Cesario dove con questa flotta di piccole imbarcazioni mettemmo in piedi un programma di autogestione che ci consentì di dimostrare come eh, la dimensione produttiva, se viene gestita in maniera intelligente, non produce perdite produttive, ma produce degli incrementi e soprattutto restituisce prospettiva. Io credo dobbiamo lavorare su questo, i dati ci aiutano, ma dobbiamo guardare alle nuove generazioni. Grazie e buon lavoro. Grazie, grazie. grazie al senatore Stefano, mm, passiamo agli altri collegamenti che abbiamo mm, dei tempi da rispettare. Credo che sia collegato Giovanni Schiavone, Presidente Nazionale Aci. O l'Abbate, chi è? Ah, l'Onorevole Giuseppe L'Abbate. L'Onorevole Giuseppe L'Abbate. Va bene, andiamo avanti. Io inviterei a portare un saluto a Loredana Capone, Presidente del Consiglio regionale, un consesso nel quale le associazioni e le organizzazioni vengono quotidianamente. Interpellate per diciamo, contribuire alla stesura di norme e regolamenti a dare diciamo, il loro parere. E noi dobbiamo registrare come questa eh, c'è una grande attenzione da parte del Consiglio regionale verso gli organismi della rappresentanza. Prego. Grazie, grazie a lei. Buongiorno a tutti. Ovviamente eh, saluto tutti i presenti e ringrazio coloro che sono venuti eh, a significare l'importanza dell'organizzazione di, di questa forma di rappresentanza interna qui proprio in Puglia e qui nel Salento. Penso che eh, sarà certamente utile a contribuire ulteriormente, a specificare le, il dettaglio del settore, che è un settore che vogliamo ovviamente che si incrementi e che produca sempre nuove utilità. Per il complesso, per il Paese, ma anche per gli operatori che sono in loco, perché oggettivamente avere un organismo di rappresentanza che si occupa di loro in maniera specifica, avere la possibilità di chiedere conforto rispetto anche al trend di sviluppo del settore, anzi ai vari trend di sviluppo del settore, credo che sia assolutamente opportuno, assolutamente utile. D'altra parte oggettivamente ci fa piacere sentire, ringrazio Davide Stasi per il lavoro che ha fatto. Io a dire la verità conosciuto, eh, diciamo, lo conosco da tanto tempo e ogni sua ricerca è non solo puntuale e dettagliata, ma anche integrata con altre ricerche. Per cui per noi è davvero un grande, un grande lavoro eh, quello che è stato fatto. Allora dicevo, mi piace eh, pensare che anche attraverso questo ulteriore supporto tecnico. Di consulenza che viene prestato da parte dell'associazione di categoria questo complesso eh, sistema possa crescere la, ehm, così, la, 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 il comparto è caratterizzato da eh, una, una presenza molto micro eh, di, di, di piccole di piccolissime imprese e eh, ci fa piacere essere eh, quinti eh, in Italia per numero di imprese il punto è che quelle imprese devono poter godere anche di una struttura non facile da realizzare perché tutto il nostro comparto veramente eh, vede spesso una dimensione assolutamente piccola Uh, ci piacerebbe sapere che queste eh, imprese credo. possono realizzare anche attività uh, di ricerca, di sviluppo e di uh, potenziamento tali da poterle eh, rendere competitive con tutto il resto del mondo, perché di questo parliamo, cioè le nostre piccole imprese della pesca hanno bisogno in questo momento di valorizzare al massimo l'attività che fanno, anche per il pescato italiano, che eh, sappiamo avere le difficoltà di regole. Che sono molto più stringenti rispetto a quelle che ci sono in altri paesi e quindi richiedono una, non solo una struttura, un'organizzazione, ma anche l'osservanza di una disciplina che punta alla salute, alla sicurezza dei prodotti, che punta alla salute delle persone, quindi ovviamente richiede maggiori costi, senza considerare il costo del lavoro, che ovviamente da noi è superiore e legittimamente per fortuna diciamo, rispetto ad altri luoghi, però al contempo eh, genera eh, un maggiore costo del prodotto eh, che va eh, invece reso più competitivo e quindi, senza incidere diciamo, sulla eh, retribuzione che arriva eh, in capo agli operatori, a coloro i quali vi si dedicano, agire invece eh, sui costi diventa importante eh, proprio per rendere eh, quello eh, che viene fuori dal lavoro di queste persone assolutamente più competitivo, il che non vuol dire ridurre i controlli, non vuol dire nella maniera più assoluta rendere meno sostenibile il settore, il piano del resto europeo della pesca appena presentato ce lo dimostra, ma significa soltanto mettere l'Italia nelle condizioni di competere con gli altri paesi e dunque valorizzare anche il prodotto che viene valorizzare la presenza di queste leggi valo, valo, valorizzare tutta la parte bio eh, e destinata alla salute che in Italia puntiamo a, a raggiungere ecco perché penso che avere a disposizione il supporto l'assistenza la consulenza tecnica dell'organizzazione per gli operatori sarà fondamentale così come sarà fondamentale per aiutarli a mettersi in rete Altro tema eh, ormai annoso, io continuerò a provarci sempre. Eh, poi le procedure possono essere diverse. Ci sono mille strumenti per mettersi in rete. Non esiste soltanto la rete d'impresa o il consorzio. Esistono tante forme, ma costituire una massa critica da parte degli operatori penso che divenga fondamentale, anche per contare di più, per incidere di più sulle decisioni che devono essere prese in Italia e in Europa. Quindi il mio sforzo sarà non solo in Consiglio regionale, eh, di cui vi porto il saluto da parte, da parte di tutti, ma sarà anche in Comitato europeo delle regioni. Eh, nella eh, di cui, nelle commissioni di cui faccio parte, proprio per stimolare un ulteriore rapporto eh, come dire, positivo, proficuo tra Europa, eh, che non è solo incentivi, ma è anche costruzione di processi eh, positivi, e, eh, cittadinanza, e così come, cittadinanza e operatori così come serve. Grazie veramente a tutti e buon lavoro. Grazie a lei Presidente Capone. Siamo in grado di collegarci? altrimenti andiamo avanti con la scaletta. No, non c'è. Andiamo avanti, allora io passerei la parola a Marilina Fusco, che è il direttore nazionale di Pescagri, associazione pescatori italiani di CIA, che, eh, alla quale diamo il benvenuto in Puglia e che ringraziamo per la sua presenza. Grazie, grazie. Per prima cosa vi ringrazio veramente per la presenza, eh, ringrazio le autorità politiche, militari, civili. E tutti presenti, perché per noi eh, ogni lancio in ogni regione di Pescagri, eh, con la presenza appunto di tutte queste eh, diciamo queste autorità, per noi è una grande vittoria, un grande passo per partire. Purtroppo il Covid, come per tutti, ha bloccato un po' questa iniziativa, ma io sono molto soddisfatta eh, perché in otto mesi noi siamo già seduti su tutti i tavoli regionali, siamo seduti già nel tavolo ministeriale e anche nel, ne, in Europa perché abbiamo eh, i, nostri, eh, i nostri esponenti con la nostra sede CIA che è a Bruxelles e siamo seduti nel Copacogeca Gruppo Fish. Perciò per noi questo in otto mesi devo dire che è una grande vittoria. Eh, dove, dove abbiamo iniziato? Abbiamo iniziato con il primo lancio 20 giorni fa, quando si è aperto un po' il mondo con la CIA Campania. Abbiamo lanciato Pescagri. La scorsa settimana abbiamo lanciato Pescagri in Emilia Romagna. Oggi siamo qui in Puglia e apro una parentesi di ringraziamento al direttore Lolatte e a tutti i suoi collaboratori, direttori e presidenti della Puglia che sono stati veramente eccezionali nella vicinanza e nel lancio di questa associazione. La nostra associazione nasce per, con una parola chiave, una parola che di solito purtroppo non c'è tra le associazioni ma io sono testarda testarda in modo positivo e voglio lanciare questa parola che è collaborazione perché io credo che per il bene di tutti i settori ci vuole la collaborazione e non ci vuole la guerra o non ci vuole il sorpasso per essere i più bravi o i più belli se noi vogliamo bene al settore come vogliamo bene come CIA, settore agricolo, poi il nostro direttore generale vi parlerà sicuramente meglio di me della CIA agricoltori, ma dobbiamo voler bene al settore della pesca, dell'acquacultura, della, della vallicultura, del turismo, con il lititurismo e il pescaturismo che può dare veramente una svolta ai giovani, noi dobbiamo cercare di non fare allontanare i giovani dal settore ma farli innamorare e per farli innamorare dobbiamo dargli gli strumenti che li tengano vicini al settore e che gli facciano venire quella voglia di correre, di eh, iniziare una nuova impresa perché noi abbiamo tante misure che coprono anche la trasformazione. La commercializzazione abbiamo veramente tante alternative e Pescagri vuole essere quella risposta negli sportelli che si stanno aprendo in tutta Italia dentro le CIA vogliamo essere quella risposta che l'operatore deve trovare sempre. Cioè io vado nello sportello Pescagri, ho un problema, devo avere una risposta. Non potrò avere subito la soluzione, perché sappiamo che esiste anche la burocrazia, parola che ci aleggia sopra da tanto tempo. Però eh, la risposta e la volontà di far vedere che vogliamo risolvere le cose questa è una cosa importantissima. Io sono contenta che ci siano le autorità militari capitaneria di porto importantissime. Noi sulla campagna, in accordo con la CIA Puglia, con il direttore Lolatte, è stata lanciata un'iniziativa che spero prenda piede, qui parlo anche alla politica, un'iniziativa che è l'osservatorio socio-economico della pesca che in Alta Italia già c'è, eh, nasce dal Veneto con Emilia Romagna e Friuli. E, con, e adesso si stanno aggregando anche le marche perché i dati come diceva il senatore Stefano sono una cosa importantissima se noi abbiamo i dati se noi abbiamo una stretta collaborazione con le forze dell'ordine perché salviamo la pesca non vuol dire e qui ampia solidarietà alla manifestazione di domani in Veneto e in Sicilia noi non vogliamo dire salviamo la pesca perché dobbiamo guardare l'irregolarità. Noi dobbiamo, nella regolarità, dobbiamo sostenere questo settore che non sia sempre l'ultimo della classe perché c'è tanto da fare e c'è tanto lavoro da dare ai giovani. Grazie. Grazie ma... Grazie a Marilena Fusco. Uh, a proposito di presenza sui tavoli uh, Pescagri Puglia, eh, grazie anche alla disponibilità dell'assessore Pentassuglia che ci ha raggiunti, è presente nella Commissione Pesca della Regione da qualche, da qualche mese. Eh, mi dicono che è in collegamento l'onorevole Giuseppe Labbate al quale passiamo con piacere la parola. Buongiorno a tutti e Giovanni Schiavone, allora, Presidente nazionale. Grazie per, per avermi invitato. Mi, sen mi sentite? Sì, sì, prego onorevole, prego, prego. Sì. Prego onorevole Labbate. Ascoltare gli interventi precedenti perché c'è stato... I presenti, non faccio i nomi, perché non vedendovi rischio eh, di fare un enorme gaff, dimenticando qualcuno. Eh, io alla battesimo di Pescagri a Roma, quando è stata eh, presentata eh, questa nuova associazione. Eh, pescatori eh, quel giorno c'era un diluvio universale quasi a Roma, oggi invece c'è bel sole sia qui a Roma dove mi trovo che in Puglia, quindi eh, eh, va, va bene così, meglio così. Eh, la pesca è un settore importante per, per il nostro paese, eh, anche se in termini di peso eh, viene eh, ovviamente considerata più eh, la, una Cenerentola. Eh, invece eh, ha un ruolo molto importante nella, nella nostra economia e anche nella tutela della, della, della biodiversità e, della, e dei mari. Eh, benvenga la nascita di eh, questa nuova associazione, io sono certo anche sull'esperienza della, della CIA eh, agricoltura della qualità delle proposte che eh, porterete sui tavoli istituzionali eh, perché già lo fate eh, per il, il settore agricolo quindi eh, la rappresentanza è sempre un, un piacere anche perché dobbiamo essere chiari eh, con, con eh, in, il settore eh, è inevitabile che per sopravvivere nel Futuro, bisogna cambiare anche approccio e mentalità a questo a questa attività eh, sappiamo le difficoltà che vive il, il settore che si sono accentuate anche per via della della pandemia dove eh, nonostante eh, il settore della pesca non fosse un settore che ha subito il blocco dell'attività essendo eh, attività primaria come l'agricoltura eh, però si è stati costretti a stare fermi perché, perché la, la chiusura del settore oreca ha comportato la mancanza di domanda del quindi eh, si è, sostanzialmente, è sostanzialmente emerso il fatto che l'80% circa del, del pescato va tutto nel viene assorbito dal, dal settore eh, oreca eh, quindi eh, questo ci ha fatto ulteriormente capire quali sono uh, le fragilità del settore che necessariamente ha bisogno di aggregazione, aggregazione e strutturazione della filiera. Eh, sono cambiati i consumi, eh, sono cambiate le abitudini, eh, quindi bisogna anche cambiare le risposte che il settore e eh, le offerte che il settore deve dare ai, ai consumatori. Eh, sono state stanziate diverse risorse dal decreto Curitalia eh, da, da aprile in poi eh, per sostenere eh, il settore in questa fase di, di pandemia, eh, non, non vi cito eh, tutte le misure perché le conoscete benissimo, fino al decreto Sostegni Bis, che adesso è in fase di conversione, dove si è stanziato eh, nuovamente la misura di eh, un, un intervento a sostegno del 350 euro ai pescatori, compresi anche soci di cooperative, come era già stato fatto a maggio. A breve sarà anche pubblicato il, il decreto eh, ministeriale sull'uso dei 300 milioni di euro a sostegno delle filiere, di cui eh, eh, all'incirca 20 milioni di euro sono dedicati alla pesca. Eh, ma la grande sfida, secondo me, sarà eh, quella legata eh, all'avvio dei fatti di filiera, uno strumento nuovo per la pesca, già conosciuto per il settore agricolo, che ha, 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 ha avuto un grande appieno nel settore agricolo e che consente di aggregare le imprese, strutturarle per eh, poter affrontare meglio quelle che sono le, le sfide del mercato. Eh, sarà eh, importante calibrarlo bene come strumento per eh, il settore della pesca. Eh, io ho già eh, fatto alcuni incontri al ministro, ho incontrato il direttore generale Rigillo per, per discutere di, come, di quali parametri eh, introdurre. Eh, e questa sarà la vera grande sfida. Eh, L'Unione Europea finanzierà eh, anche sempre più. Eh, questo tipo di, di strumenti finanzierà sempre più anche eh, l'acquacoltura, eh, ad esempio. Eh, la materia eh, della pesca è materia concorrente, quindi eh, tutta la normativa è prettamente europea, se non che eh, fatta da organismi internazionali, come eh, sappiamo benissimo quello che sta accadendo eh, sul asiatico. Eh, sul... sul... e... Quindi gli sforzi da fare sono, sono tanti. Eh, io ho preso degli impegni con i eh, Pugliesi, eh, uno era quello di ridurre, eh, le, 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 rimodulare il quadro sanzionatorio, portato ad una forte protesta fin sotto, sotto Montecitorio già nel, nel 2016. Questa che abbiamo mantenuto, grazie anche alla, uh, a tutti gli altri gruppi parlamentari che hanno deciso di presentare un emendamento identico al decreto emergente di cultura uh, del, del primo governo. La grandezza delle maglie per la rete a strascico perché. Uh, sempre viene sollevato questo problema che l'Unione Europea ha normato una dimensione di maglia che eh, sfavorisce il, la, le nostre marinerie. La pesca ha eh, fatto una collaborazione, un ente di ricerca, la ricerca doveva partire Arzo, eh, solo che... Poi l'arrivo del coronavirus ha fermato tutto perché inevitabilmente con il lockdown non è partita la sperimentazione. Adesso vediamo che la situazione è migliore sempre più grazie anche alle vaccinazioni per poter partire così con la sperimentazione e avere poi un risultato che ci consenta di poi eventualmente andare sui tavoli europei a poter discutere seriamente della modifica del. Va bene, il collegamento sta facendo le bizze è collegato schiavone. Un impegno che aveva preso era quello di organizzatore sociale per una ogni legge di bilancio bisogna inseguire delle risorse per, eh, per stanziarle alla categoria. E eh, questo strumento abbiamo inserito in una proposta di legge a prima firma mia. Che settimana prossima eh, doveva già essere andata settimana questa settimana, ma sarà in aula. E che vedrà l'impegno da parte del, del governo, quindi da parte di due ministri, Paduanelli e Orlando, eh, della finalmente di un eh, strumento di ammortizzatore sociale per i pescatori che sarà introdotto o in legge di bilancio nella riforma degli ammorti che si sta uh, portando avanti. Eh, perché non è possibile pensare al futuro, pensare, dire ad un giovane di avviare un'attività di pesca se uh, non ha neanche il, il minimo sindacale di tutele che invece uh, spettano. io vi ringrazio eh. grazie, grazie Giuseppe non Labbate, non non vi. Giuseppe Labbate. Tempo e vi saluto e vi auguro una buona giornata buona giornata anche a lei eh, è collegato Schiavone eh, a GC, Alleanza delle Cooperative prego posso? sì, posso? Bene. prego, buongiorno buongiorno a tutti, saluto tutti quanti anche se, come dire, eh, non vedo nessuno Uh, ho avuto modo di ascoltare alcuni interventi no, per uh, interruzioni tecniche, quindi non ho ascoltato il senatore Stefano, che conosco bene ai tempi del, del suo assessore in, in Puglia, uh, ho ascoltato l'onorevole Ferrandino. Uh, io dico. Abbiamo bisogno di fare una riflessione comune, quindi, benvengano ecco, momenti come questi. E quindi, eh, approfitto per ringraziare Pescagri eh, di questa eh, iniziativa. Io ho avuto modo di incontrare i dirigenti di Pescagri eh, già eh, in due occasioni: una qui in Puglia e l'altra a Roma, presso la nostra sede nazionale. Eh, eh, e già in quelle occasioni, ho avuto modo di dire ciò che oggi vorrei ribadire, in Italia abbiamo bisogno di, per quanto riguarda il settore pesca, poiché questo settore non va confinato assolutamente ad un ruolo marginale, questa è la preoccupazione che dobbiamo avere in mente. E quindi abbiamo bisogno di fare, come dire, necessita proprio fare squadra comune per rappresentare al meglio le istanze. Oggi dico le preoccupazioni per questo settore, uh, domani sapete bene che, che vi è questa manifestazione, vi sono due, uh, la manifestazione a carattere naturale, ma sarà rappresentata in due marine diverse a Mazzara del Valle per quanto riguarda tutta la parte regionale, a Venezia, per tutta uh, l'altra parte d'Italia. Beh, uh, 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 è una manifestazione importante perché uh, attraverso questa manifestazione, iniziamo ad assumere delle posizioni dobbiamo essere preoccupati per ciò che l'Unione Europea sta mettendo in atto voi sapete bene che eh, troppo eh, non se n'è parlato quindi permettetemi solo due minuti l'Unione Europea attraverso la nuova programmazione vuole ridurre per l'anno 2022 e quindi l'anno prossimo vuole ridurre Ulteriormente il 10% di giornate di pesca in un quadro più complessivo che vede una riduzione di giornate di pesca fino al, al 40% entro l'anno 2024. Necessità di, uh, 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 di uh, riuscire a resistere, però, portare anche delle proposte come Paese Italia e dell'impegno perché. Uh, uh, al di là di queste manifestazioni, che sono importanti per riflettere insieme, ecco, dobbiamo evitare che diventino solo delle kermesse. Chi dice la sua, eh, si saluta cordialmente e poi non ci si vede più. No, bisogna eh, arrivare a, a determinare un programma comune per difendere questo settore, che non, che, che non riguarda, eh, come diceva poc'anzi anche la, la coordinatrice di eh, Pescagri, solo la Pesca ma riguarda l'intero settore e quindi tutti i comparti che comprendono la pesca, quindi acquacoltura, eh, um, allevamenti, commercializzazione. Abbiamo bisogno di sederci seriamente a un tavolo e realizzare un programma che valga per il nostro Paese, per il prossimo futuro. Uh, è uh, il, il programma che ha in mente l'Unione Europea. Uh, è quello di riuscire a ridurre ulteriormente ancora queste di pesca. Eh, io ieri ho avuto un messaggio da molti presidenti di cooperative che sono realmente preoccupati, poiché mamma, stanno gli anni, ecco, la flotta peschereccia eh, italiana che voglio qui ricordare che è di solo 12.000 imbarcazioni oggi. Un ulteriore programma di demolizione e ritiri. Che eh, sono previsti per un, un ulteriore 30 per cento. Voi capite bene che nel giro di un triennio ci troveremo con semplicemente 9.000 imbarcazioni. A fronte ancora di questa presenza, oggi vi è già carenza di imbarcati, Penso nel settore eh, di cantieri navali specifici, abbiamo carenza di eh, specializzati tipo elettricisti, cioè realmente. Bene, il collegamento non ci sta più aiutando. Scusate, di qui la necessità e l'importanza di, di sederci e realizzare un programma insieme per il futuro di questo settore. Grazie Presidente. Ho sentito l'intervento dell'On. Ferrandino che parlava di riconversione. Io vorrei dire all'onorevole Ferrandino. Eh, dobbiamo evitare di parlare di riconversione, dobbiamo parlare al limite di mestieri alternative integrativi, perché se poniamo alla base già la riconversione va da sé che si dà per che questo settore va a chiudersi e quindi dobbiamo pagare i pescatori così come è avvenuto in passato per l'agricoltura per farli ritornare da questo mestiere. E credo che anche su questo abbiamo bisogno di un confronto. È vero che è importante realizzare uh, mestieri integrativi, sì, ma devono essere integrativi per assicurare un reddito uh, ai nostri pescatori. Badate bene, chiudo, che uh, questo obiettivo per raggiungere l'Unione Europea, per cui uh, abbiamo bisogno di organizzarci bene, riguarda oggi lo strascito, che per quanto riguarda il nostro Paese è comunque declinata nella piccola pesca ma a seguire la stessa programmazione varrà anche per i palancari e per le idrauliche capite bene che il settore pesca così, se continua così è destinato a chiudere grazie veniamoci uh, per dare grazie. delle risposte concrete ma soprattutto delle proposte alternative se concrete per il nostro settore, per il nostro paese. Grazie, Grazie. Presidente Schiavone, ci avviamo alla fase finale della, di questo incontro. Io passo la parola a Claudia Merlino, il nostro direttore generale di CIA Agricoltori Italiani e poi le conclusioni dell'assessore Donato Pentastulli. Bene, eh, intanto ringrazio, ringrazio tutti, i tutti i presenti, ringrazio intanto la Fiapuglia per, per questo invito e ringrazio i nostri interlocutori. Eh, politici di tutti i livelli, quindi locali, regionali, europei, eh, credo che il settore di per sé richiami no, una, la necessità di agire, di agire insieme. Eh, ricordava molto bene Abate come questa associazione è nata, è nata proprio come dire, su, un, un po' fortunata, molto bagnata. Speriamo anche fortunata. Era all'agosto del 2020, c'era effettivamente un, un diluvio universale a Roma. L'associazione si inaugurava in quel momento ed era un momento anche particolare, era un momento di eh, pausa in cui venivamo fuori dalla, dai primi mesi terribili, duri della pandemia e eh, la Confederazione, malgrado uno scenario che certamente non si presentava come uno scenario no, di grandi aspettative o di puntare sul futuro, invece ha deciso proprio in quel momento di... Diciamo così, di, di, di in cui si apriva, poi purtroppo si è richiusa di nuovo, si apriva la possibilità di tornare un po' a, a respirare, ha deciso di puntare su Pescagri. Eh, ovviamente la Confederazione per Pescagri cosa rappresenta? La Confederazione, lo diceva eh, la Presidente Capone, è una grande organizzazione di categoria che ha 3.000 persone su tutto il territorio e che mette a disposizione le sue competenze, le sue relazioni, la sua rete. Insomma, mi piace utilizzare questo, questo termine che ci richiama anche a, tecnicamente al, al settore di cui stiamo parlando, a favore anche delle imprese del settore della pesca. Siamo assolutamente convinti che la Confederazione può essere e già lo è in realtà perché la nascita dell'associazione viene proprio da una esigenza che noi abbiamo colto di queste imprese di avere delle risposte su eh, consulenza tecnica, sull'accompagnamento di un periodo certamente difficile, non solo per la pesca, ma parliamo in generale del settore agricolo, come un settore che sta attraversando una fase di transizione vera, estremamente delicata, ci vengo subito. Quindi in primo luogo eh, io credo che eh, l'associazione abbia eh, l'impegno e abbia l'ambizione di essere realmente utile alle imprese del settore attraverso servizi, attraverso attività, attraverso l'accompagnamento di questo settore in questo momento. Per certi, versi, per certi versi, il fatto che si sia collocata la nascita di questa associazione nell'anno del Covid, che è stato un anno in cui, eh, viene fuori da, da, no, da, dai dati, anche dall'osservazione dall di quelli che sono stati in trend, certamente come in tutte le fasi. La eh, pandemia anche per il settore della pesca ha visto, veniva detto prima da, da, da Davide, no? l'entrata in crisi dei canali distributivi, ha visto la necessità degli operatori di riorganizzarsi. Gli operatori, come sempre, in questo settore, non solo nella pesca, ma in quello agricolo, dimostrano di avere una enorme vitalità e una grande capacità di saper rimodulare le loro strategie commerciali, c'è stata la vendita porta a porta, c'è chi ha venduto in banchina, c'è stata anche la vendita online in certi casi allora, eh, c'è stata una reazione positiva rispetto a cosa? rispetto a una crisi imminente ma rispetto, e diciamoci la verità veniva anche detto prima no? dal, dal Presidente Schiavone, ad un settore che portava già da prima, già da prima del Covid delle difficoltà strutturali dovute a una competizione diciamo, molto complessa a livello, a, livello, a livello globale, dovuta ai costi che indubbiamente sono eh, in certi casi difficilmente sostenibili, dovuti a una fase di eh, ricambio, di ricambio eh, delle, 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 delle attrezzature, delle macchine, delle, delle imbarcazioni, l'efficientamento energetico. Tutto questo qui oggi si accelera. Si accelera e in questo e in questo la Confederazione mette in campo per il settore della pesca quella che è la sua capacità poi di rappresentazione di quelli che sono gli interessi degli operatori del settore. E in questo io credo che ehm, pesca e agricoltura hanno, dal punto di vista della Confederazione, la stessa eh, necessità. Eh, noi siamo ovviamente fortemente attenti a quello che sta avvenendo in Europa in, questi, in queste ore, in questi giorni. Sono delle ore... Difficili. Sono delle ore in cui c'è stato un negoziato che è in questo momento sospeso e ci auguriamo che riprenda a breve. Eh, il negoziato a livello europeo è estremamente complesso, è estremamente complesso e eh, chiede all'agricoltura, chiede agli agricoltori, chiede alle imprese del settore della pesca una, eh, un impegno nel raggiungere gli obiettivi cosiddetti di sostenibilità. Ora io credo che in questo nessuno di noi possa seriamente immaginare che questa non sia la strada, ma bisogna anche dire e bisogna anche rappresentare a livello europeo e a livello nazionale che il settore già da tempo, già da tempo sia il settore agricolo, sia il settore della pesca, già da tempo ha messo in atto dei processi di virtuosi, diciamo così, dei processi di efficientamento, di riduzione dell'impatto ambientale, di minor uso del suolo, di minor uso dell'acqua. Questo lo abbiamo già da tempo messo in atto. Io credo che sia importante sedersi al tavolo sapendo quali sono stati gli sforzi che il settore ha fatto fino adesso e riconoscendoli. Questo è importante perché rispetto a una visione a cui spesso no, siamo un po' di cui siamo spettatori e che non ci piace di un settore che invece rispetto a dove sta andando il futuro si mette in una posizione difensiva, ecco, questo non è quello che noi rappresentiamo. Noi rappresentiamo un settore che gli sforzi li ha fatti, li ha intenzione di farli, ha intenzione di mantenere anche quelle che sono le finalità primarie degli strumenti finanziari che vengono messi a disposizione del settore. La politica agricola comunitaria è uno strumento di sostegno economico di sostegno al reddito. Poi abbiamo il Green New Deal, è una bella sfida, siamo già sul percorso di quella sfida, possiamo esserne protagonisti. La cosa importante, la cosa importante è, e questo lo dico come una sfida dell'associazione nei confronti di chi rappresentiamo, in questo caso il settore della pesca e più in generale quello dell'agricoltura, è, è quello di essere capaci di trasformare tutti i valori che l'agricoltura rappresenta dal valore... Produttivo vero e proprio, al valore di manutenzione del territorio, al valore di salvaguardia del paesaggio, al valore della multifunzionalità, veniva richiamato no, il, il tema del turismo. Ecco, tutti questi valori che oggi in realtà noi già produciamo, già produciamo, devono essere dei fattori che noi mettiamo a reddito, devono essere dei fattori che diventano una eh, strategia economica del settore perché la sostenibilità è certamente un tema interessante ma ricordiamoci che la sostenibilità è la sostenibilità ambientale è la sostenibilità sociale ed è la sostenibilità economica senza questi tre pezzi parlare soltanto di sostenibilità diciamo da un lato cer certamente suggestivo certamente interessante ecco rischia di non far raggiungere gli obiettivi, non dico per il settore, dico per un paese che ha bisogno di questo settore. Quindi grazie e buon lavoro a tutti. Grazie a Claudia Merlino, io invito a raggiungerci al tavolo l'assessore Donato Pentassuglia per le conclusioni e lo ringrazio per aver accolto il nostro invito. No, grazie a voi. Nessuna conclusione perché c'è solo da lavorare. È il caso di dirlo, intanto eh, buon lavoro a voi, benvenuti in Puglia. E dobbiamo fare un grande lavoro, lo dobbiamo fare insieme perché purtroppo, diciamo, io sono assessore da sei mesi e mezzo, la spesa era alquanto ridicola, i rapporti con Roma non sono buoni e vanno recuperati, quindi dobbiamo lavorare insieme perché c'è una disattenzione sul mondo della pesca e di tutta la filiera. Io non entro nello specifico, ma vi dico che sbloccare il 70% dei bandi e lavorare con... Il Ministero dell'Ambiente, per far comprendere, perché c'era una circolare che, consentiva, che non consentiva ai pescatori di ritirare le plastiche dal mare, perché poi dobbiamo parlare di queste cose, perché noi siamo un paese strano, facciamo molta educazione ambientale a parole, proviamo a dire ai bambini cosa fare, e noi grandi non facciamo quelle cose e poi scriviamo norme che non consentono e faccio riferimento a questo per dire quanto è importante invece il rapporto con la Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente che ci ha risolto il problema e abbiamo riprogrammato il bando, quindi ringrazio la CIA e adesso Pescagri per questo lavoro che potremo fare insieme perché nella fase di concertazione noi ho presentato il nuovo bando si lavori affinché si aiuti a recuperare il nostro bene. Il mare è davvero inesplorato, parlo della mia regione che spende poco, parlo della mia regione, della nostra regione che deve fare e può fare molto di più. Il presidente del Galvi ha detto quali sono le azioni che sono state finanziate, adesso dobbiamo fare un punto sul completamento e su quali nuove azioni dobbiamo intraprendere. Perché la questione delle plastiche è il paradosso di come un comune deve liberare le spiagge dal rifiuto spiaggiato e invece non si può ritirare, cioè il bando è andato deserto. Abbiamo risolto questa cosa, riprogrammiamo il bando. Ma proprio ieri ho fatto un incontro perché facciamo progetti pilota per sperimentare come sta facendo Taranto, ma lo stiamo facendo con tutte le aree protette e veniamo giù nel salento perché la prima Oasi blu che mette in campo una dinamica su tutto il biodegradabile, perché non è solo le reti, a condizione che però puliamo anche i fondali. Perché i video che ho visto sul Taranto sono emblematici di quanto lavoro c'è da fare, sempre perché si parla tanto e si produce poco, salvo che dove si è pulito si è ritornato a inquinare con ogni tipo di rifiuto, e che l'azione quindi eh, sia coerente a un rilancio. Perché al Ministero ci dobbiamo tornare. L'ex sottosegretario diceva alcune cose, l'attuale... Compagine del Ministero è alquanto eh, reticente eh, e diciamo, ci dobbiamo intendere un pochettino perché io non sono più il coordinatore delle politiche agricole per le regioni italiane ma sono ho la delega per la pesca. Quindi ai loro diciamo, mi troveranno comunque come nei mesi precedenti un mastino. Perché se possiamo mutuare un lavoro con le altre regioni, qui c'è un tema che passa dalla pulizia dalla tenuta dei mari. Al rilancio di tutte le attività che non è solo la pesca. Gli allevamenti sono un tema importante per questa regione ed è importante il tema della pesca turismo e dell'itto turismo, cioè una serie di altre attività che si possono sviluppare avvicinando i giovani e il segmento della scuola ad abituarli a lavorare con una flotta che va aggiornata, perché il tema nostro nei dati regionali, su questo poi ci concentreremo, perché oggi è un saluto e non voglio aprire troppi fronti, però mi piace diciamo, darvi pillole di discussione che poi voi nel, come organizzazione importante, come associazione che si è creata al tavolo, perché siete legittimati a farlo e questo serve a un assessore per fortificare l'azione. Si metta in campo una idea di utilizzo delle risorse, di rimodulazione delle risorse che non sono utilizzate con la fase della nuova programmazione che ci deve diciamo, far ragionare in termini diversi. Alcuni aspetti li avete accennati, ce ne sono molto, molti altri. Noi questo lo dobbiamo fare, lo dobbiamo fare insieme perché è una costa lunghissima, abbiamo un mare stupendo, abbiamo la possibilità anche di interagire tra le marine, eh, marinerie e tra le flotte e questo fatto dell'abbandono forse ci deve mettere nella condizione di valutare alcuni aspetti di come ricostruire e di come implementare la forza in campo e da questo punto di vista quindi l'apertura è Totale, cioè di collaborazione, di pianificazione. Il rapporto con Roma, per quanto mi riguarda, è diciamo, buono perché ci facciamo rispettare, anche se ci dobbiamo, far, dobbiamo fare un po' di mia colpa su non aver impostato un ufficio, perché anche qui abbiamo. Difficoltà, questo lo voglio dire perché le colpe vanno richiamate, ma per risolvere i problemi quando abbiamo una struttura all'osso fatta di pochissime persone. Anche qui il problema non è parafrasare il tema e il FEAMP e tutto il tema della pesca con il piano di sviluppo rurale. In quest'ultima settimana ho chiuso un'iniziativa che porterà per la prima volta in Puglia a programmare risorse distinguendole tra PSR e FEAMP e dando la possibilità per esempio alla trasformazione, per esempio alla trasformazione con i nostri e i vostri codici ATECO, dare la possibilità di avere finanziamenti che vanno oltre la linea del PSR e quindi non utilizziamo quelle risorse che comunque ci saranno per aumentare il fondo a disposizione e creare qui le condizioni della trasformazione. Quindi una interazione delle diverse azioni di sistema, dalla pesca ai pescherecci all'utilizzo del materiale biodegradabile, quindi allo sbarco, alla possibilità di utilizzare in loco con quelli che sono attrezzati in banchina a far utilizzare il pesce fresco, alla vendita e quindi i mercati e poi tutta la filiera che si sviluppa intorno a questo universo mondo fatto di storia, di tradizione, che può essere in un ragionamento che sto chiudendo con l'assessore Brai. Un tema di, di, di forte connubio, perché è la nostra regione che si presta a questo connubio. Noi siamo un unicum, che è il paesaggio, che è il mare, ma è che è la storia e la tradizione che metteremo in rete, perché non possiamo parlare in maniera a sé stante. Ringrazio la Capitaneria, diciamo, eh, vostro tramite, tutti i vostri colleghi, per la collaborazione che stanno dando, perché proprio sulla questione dei rifiuti, per me è un tema assai delicato e importante. Noi abbiamo l'attracco in Puglia, bari come Brindisi, come Taranto, di navi importanti da crociera, poi dal mare arriva di tutto, noi dobbiamo lì far trovare dei punti dedicati che insieme ai nostri pescatori, a tutti coloro i quali ci danno una mano, dobbiamo dare la possibilità di fare davvero quel passo avanti, quel cambio culturale in termini di recupero. Va bene? Allora, grazie davvero per la collaborazione istituzionale grazie a voi dell'invito e soprattutto buon lavoro a tutti noi perché di lavoro ce n'è tanto da fare e se c'è da mutuare qualche buona pratica diciamo non siamo io non sono tra quelli che disdegna le buone pratiche magari diciamo, quando si copiava si copiava da quello più bravo di te non da quello più, più asino di te allora proviamo insieme a stringerci in un patto solidaristico per guardare avanti e utilizzare a pieno le risorse buon lavoro a tutti Grazie, grazie all'assessore Pentassuglia. Possiamo chiudere questa iniziativa, grazie a tutti e buona giornata. Signori ospiti, ovviamente, di persone... potete avvicinare tutti insieme.